Perfetto, ok. Allora, la puntata di oggi velocissimamente rimane sul tema che abbiamo già affrontato le ultime volte della consapevolezza e quindi delle vulnerabilità soggette relative alle persone, fondamentalmente. E in maniera specifica, quello che volevo portarvi un po' come esempio oggi era farvi vedere a livello macro, chiaramente non entreremo nei dettagli, poi dopo se qualcuno ha delle cose da aggiungere ben volentieri o vuole degli approfondimenti, poi dopo li possiamo fare chiaramente in altre puntate. Comunque farvi vedere appunto che esistono oggi degli strumenti alla portata praticamente di tutti, quindi non più relegati a personale prettamente tecnico, che ci permettono di andare da un lato a raccogliere informazioni pubbliche sulle persone o comunque sulle società. E come quindi queste informazioni possono essere poi dopo utilizzate per pianificare un attacco informatico. E di conseguenza quindi l'attenzione va posta anche su come noi ci poniamo dal punto di vista della disponibilità delle nostre informazioni verso la rete. Allora, ho tre slide, dopo andiamo a vedere i tool proprio direttamente in pratica, così capiamo esatto anche il livello di fruibilità che è stato messo in questi strumenti. Scusate qua. Ok. Perfetto. Allora, come abbiamo visto anche le altre volte, le fasi di un attacco informatico sono varie. Quelle su cui ci concentriamo nel Virtual Caffè di oggi, che abbiamo visto anche l'altra volta con Stefano, è la prima fase, ovvero quella dell'analisi dei dati e della raccolta delle informazioni. Raccolta delle informazioni che quindi è la prima fase, è come quando, voglio dire, se lo andiamo a traslare in un'attività più pratica, quando un ladro deve entrare, diciamo, deve fare una rapina in banca, la prima cosa che si vede anche nei film è la ricognizione sul posto, quindi andare a vedere come sono fatti gli ingressi, quali sono i punti di accesso. E la prima fase, diciamo, è quella appunto della raccolta delle informazioni sul target. Ovviamente più informazioni si riescono a raccogliere e più l'attacco sarà ovviamente incisivo. Una cosa importante è che di norma questa prima fase, soprattutto quando si raccolgono informazioni pubbliche, quindi informazioni che sono accessibili a chiunque, quindi stiamo parlando di una fase di social engineering, possiamo dire. È una fase molto silenziosa. Cosa significa? Significa che in questo caso noi non ci accorgiamo di quello che viene fatto banalmente. Mentre la raccolta di informazioni più tecniche e quindi quelli che possiamo definire come scan di rete o altre operazioni possono comunque essere in qualche modo intercettati da eventuali sistemi di difesa, la raccolta appunto di informazioni che sono disponibili sul web è un qualcosa che è accessibile a chiunque con strumenti relativamente semplici e la vittima in questo caso appunto non si accorge di questa attività. Quindi l'obiettivo è quello di farvi vedere appunto una serie molto limitata perché ce ne sono veramente a migliaia. Adesso vi farò vedere due o tre che magari utilizzi un po' più frequentemente o comunque che conosco, di strumenti che sono stati creati ad hoc per raccogliere queste informazioni. Ovviamente la raccolta di informazioni non sempre, anzi, diciamo, la maggior parte delle volte non ha un obiettivo, come posso dire, cattivo, tra virgolette, nel senso non è finalizzata un'azione criminale, perché la raccolta di informazioni si può fare, intanto la possiamo fare anche su noi stessi per capire quanto siamo esposti. E poi banalmente può avere anche delle finalità che possono essere sia formative, ma soprattutto anche per aumentare la propria consapevolezza su quelli che sono i dati che vengono resi pubblici. Gli strumenti ecco, la cosa interessante, qua ho messo una lista di qualche strumento che adesso andiamo a vedere, ribadisco, a livello macro. Il punto sul quale vorrei portare l'attenzione è che mentre fino a qualche anno fa
la raccolta delle informazioni veniva svolta con sistemi, con tool che erano abbastanza complicati da utilizzare, perché erano tool nati per sistemi operativi Linux, erano e sono tutti a linea di comando. Oggi alcuni di questi sono anche stati traslati con delle interfacce web e quindi sono veramente semplici da utilizzare. Rimane sempre il concetto che il tool, come possiamo dire, a riga di comando è sicuramente più granulare e fornisce più informazioni, però già potete vedere che sistemi come questi ci possono portare dei risultati che sono sicuramente molto interessanti. Il primo, diciamo, del quale ne avevamo già un po' parlato, però diciamo è qualcosa che spesso ritorna, sono le cosiddette Google Docs. Non so quanti di voi le conoscono, le utilizzino e non so se state scrivendo in chat, perché... Ok, vabbè. Comunque se avete messaggio o quant'altro, parlate, comunque scrivete. Le Google Docs che cosa sono banalmente? Sono delle ricerche che noi possiamo fare su Google, che quindi è il motore di ricerca più importante che esista nel web, o comunque quello che effettua il maggior numero di scansioni giornalmente, e che ci possono riportare dei risultati in maniera molto specifica. Per fare queste ricerche ci sono appunto degli operatori, vengono chiamati, quindi una sintassi che viene utilizzata, una sintassi particolare che ci permette di raggiungere un determinato risultato. Io ho trovato, adesso ve lo faccio vedere, non so se vedete lo schermo, datemi un cenno se vedete lo schermo. Allora, un attimo solo... Ok, ecco qua, scusate che mi zoom, mi ero perso con la chat. Ok, perfetto, si vede. Allora, in pratica, questa piattaforma è una piattaforma che fa tante cose, però ha una sezione della piattaforma che è interessante, perché in pratica vi permette, cioè permette anche a chi non ha, non conosce quella che è la sintassi delle Google Docs, di effettuare delle ricerche in questo senso. Semplicemente, per fare qualche esempio, basta che voi qua andate a inserire quello che è il dominio sul quale volete fare una ricerca e scegliete, mettiamo dominio conosciuti, fiat.it, e in questo caso dopo posso andare a scegliere nel menu che vedete qua sotto il tipo di ricerca, utilizzando il Google Docs, che io voglio andare a fare. Ad esempio, quella che viene chiamata Log File Exposed mi permette, prendo un'altra finestra, di andare, non so se vedete l'altra finestra, però penso di no, aspettate che ve la faccio vedere. Vedete anche la finestrale che si è aperta più piccola, quella bianca? No, ok, immaginavo. Ve la faccio vedere brevemente, poi torniamo su quell'altra. Ecco, in pratica, adesso dovreste vederla, questa è la finestra che esce con i risultati e non ha trovato nessun risultato, per fortuna, utilizzando questa sintassi che vedete, che è una delle tante sintassi che si possono utilizzare con le Google Docs e che possono portare determinati risultati. Io eventualmente... Se qua semplicemente vado a cambiare e metto e gli faccio fare una ricerca su tutti i siti che hanno un'estensione di quel tipo, mi porterà giù tutta una serie di risultati che posso poi dopo andare ad analizzare. Tornando a Bomba, eccolo qua. Quindi il concetto qual è? Anche in questo caso io posso andare a vedere, magari mettendo il nome del mio dominio, se ci sono delle cosiddette vulnerabilità. Quelle che sono indicate qua, una cosa ad esempio che a volte capita appunto per degli errori di configurazione che magari chi gestisce il sito internet dell'azienda fa,
è lasciare delle directory pubbliche alle quali si può accedere con magari all'interno di documenti riservati. Quindi è buona norma in questo caso cercare sempre di fare una valutazione di questo tipo. Un'altra piattaforma interessante che si può utilizzare per la ricerca delle informazioni pubbliche è questa. In pratica questa piattaforma, così dovreste vederla meglio, questa piattaforma permette di andare a fare delle ricerche comparando appunto quello che noi stiamo ricercando con tutta una serie di database che ha indicizzato, soprattutto anche database che sono presenti nel dark web o piuttosto che sono stati oggetto di data breach. Anche qua, facendo un esempio pratico, se noi utilizziamo sempre il nostro dominio che abbiamo visto prima, facendo una ricerca, ecco, in questo caso i risultati che vengono fuori banalmente sono delle ricerche che la piattaforma ha effettuato su database presenti sul dark web. Se noi andiamo a prendere uno, ad esempio, e cerchiamo... Allora, qua che cosa troviamo? Troviamo in pratica che questo indirizzo email, quindi turbo20@fiat.it con 12345, è una combinazione di username e password che è presente nella collezione, come vedete qua, nel nome Collection One, che in pratica è una collezione di username e password che sono state trafugate negli anni passati, che viene sempre continuamente aggiornato. Ora, anche in questo caso, senza, ecco, il messaggio che voglio dare, quello che voglio cercare di trasmettervi è che, come vedete, queste operazioni sono veramente semplici da poter realizzare e quindi hanno permesso di poter portare il livello, diciamo, di esposizione, di raccolta delle informazioni alla portata di tutti. Quello che ci permettono di fare è quindi innanzitutto di andare a controllare se magari anche noi abbiamo dei dati che sono esposti e fare che cosa. Sicuramente se troviamo le nostre email piuttosto che appunto dei nostri indirizzi email facenti parte di un data breach, sicuramente andare a verificare che è stata cambiata la password e che sono state prese tutte le precauzioni di cui abbiamo parlato altre volte. Un'altra piattaforma interessante che avevo trovato è questa. Già il nome è abbastanza inquietante, ImmuniWeb, quindi dire, lascia. Però questa è una piattaforma interessante perché in questo servizio che viene dato gratuitamente permette di fare l'analisi su un dominio web andando a vedere determinati parametri. Se ad esempio andiamo a prendere alcune delle analisi che vengono fatte in questo momento, ad esempio andiamo a prendere Microsoft, poi ognuno lì ci può inserire il nome del dominio che preferisce. In questo caso il report che viene riportato ci dà delle informazioni che possono esserci utili per capire se il nostro dominio è esposto a un rischio di questo tipo. In particolare che cosa? Ci riporta, ovviamente qua stiamo vedendo il dominio microsoft.com, come potete immaginare è uno di quelli più oggetti di attacchi informatici, quindi di quelli più a rischio, ma è anche uno dei più, voglio dire, che utilizza le tecnologie per difendersi. Però con questo sistema, ad esempio, possiamo andare a vedere che il dominio è presente nel dark web in maniera molto importante, quindi significa che è sempre oggetto di qualcuno che cerca di svolgere degli attacchi. Un'altra cosa, altre informazioni ad esempio che si danno interessanti sono l'analisi dei domini di cyber squatting, come vengono chiamati, o type of squatting, ovvero che cosa fa questo sistema? In pratica va a vedere se ci sono altri domini simili al dominio, in questo caso microsoft.com, che non sono stati registrati dalla stessa Microsoft e quindi potenzialmente possono essere domini che vengono utilizzati per delle attività di phishing.
In questo caso ce ne sono quasi 1000 che vengono registrati. Ad esempio, qua ci dice che il dominio microsoft.gy non è stato registrato dalla Microsoft e quindi molto probabilmente è un dominio che viene utilizzato per attività di phishing. La stessa cosa molto interessante è quella del type of squatting. Che cosa significa? Significa sono tutti quei domini dove viene cambiata una lettera, diciamo, all'interno del dominio per cercare di indurre l'utente a non accorgersi del cambiamento. E se noi andiamo a vedere, come vedete, sono stati registrati microsoft.com, è stato registrato microwoft.com, microsoft.com. Quindi i criminali informatici tendono a, una volta che hanno preso di mira un dominio, andare a registrare tutti quegli altri domini che possono essere similari per poi dopo indurre con delle attività di phishing, come abbiamo visto l'altra volta, le persone a cliccarci sopra e eseguire operazioni che non sono operazioni illecite. Di solito che cosa può fare l'azienda nel limite del possibile? Può cercare, se esposta a un rischio di questo tipo, magari di registrare in maniera preventiva domini che possono essere simili e possono appunto indurre ad attività di questo tipo. Altre informazioni che ci vengono date, ecco, ad esempio, siti che possono essere di potenziale phishing, quindi siti che andando ad analizzare riportano, diciamo, le schermate di login, in questo caso di Microsoft e quant'altro. Quindi anche questo può, ecco, addirittura ci danno anche, in questo caso vengono dati anche, fatto un'analisi sui social network, ovvero ci sono delle pagine sui social network che contengono dominio Microsoft ma che non sono di Microsoft, in questo caso vengono evidenziate e ci permettono appunto come posso dire, di avere un'informazione di questo tipo. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, intanto magari volevo chiedervi se qualcuno di voi conosceva già queste piattaforme, magari le ha utilizzate per fare dei check o per fare quant'altro, così giusto per avere. Ok, Andrea mi dice di no. A me, mi dico, obiettivamente mi capita di utilizzarlo ogni tanto, allora, innanzitutto per fare dei check su quelle che sono le mie attività, perché è importante che noi abbiamo posso dire, un'esatta consapevolezza di come siamo esposti. Però voglio dire, sono degli strumenti che possono essere interessanti. Ovviamente quello che io consiglio sempre, premesso che queste piattaforme la maggior parte sono poi a pagamento, quindi i risultati li danno solamente fino a un certo livello, ma soprattutto nella lettura dei risultati di rivolgersi a personale esperto che ha queste competenze, perché il rischio è A di avere dei falsi positivi e B magari poi dopo di intraprendere delle azioni che non sono coerenti con quello che magari può essere l'obiettivo che si vuole raggiungere. Quindi è importante sapere che ci sono, è importante sapere che sono prodotti spesso facili da usare e alla portata praticamente di tutti, se però utilizzati con un fine preciso, il mio consiglio è sempre quello appunto di confrontarsi con chi può leggere i risultati in maniera efficace per poter, come posso dire, mettere in atto delle attività delle attività ad hoc. Andrea dice, ritengo estremamente utile conoscere l'esistenza di questi strumenti, almeno fare delle prime verifiche. Sì, è corretto. Quando si fanno le prime verifiche è sempre importante, perché di queste ne faccio parecchie, però poi dopo analizzarle in maniera, come posso dire, con personale competente, perché, ribadisco, il rischio di avere falsi positivi è molto alto. Però c'è anche la possibilità appunto che ci sia qualcosa da andare ad aggiustare, e questo va visto in maniera, come posso dire, molto, molto specifica da questo punto di vista. Altre cose? Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Visto, sai che il tuo parere per me è Diciamo sempre. che mi sentite, sì? Sì.
Vengono utilizzate sicuramente molto di più dagli hacker perché chiaramente tutti questi metodi per riuscire a ricavarsi materiale, quindi mail su cui effettuare phishing, i database collection 1 fino al collection 5, chiaramente sono quelli più diffusi, ma raccolgono data breach di 5-6 anni, 7, quindi sono popolatissimi. È chiaro che quando hanno in mano tutti questi strumenti e anche tutti questi account possono tentare con sistemi automatizzati di entrare da qualsiasi parte. Tenete presente che sul data breach che era successo agli ordini degli ingegneri a Roma e anche alla Procura e all'Ordine degli Avvocati, ci sono ancora degli avvocati che sulle PEC non hanno cambiato le password, che sono andate a finire in strumenti di questo tipo, e quindi oggi se uno entrasse e lo facesse deve stare attento perché comunque commette un reato. E quindi converrebbe sempre eventualmente anche per fare dei test, stare attenti insomma dove si entra, perché o usi l'anonimato, ma perché ti viene commissionato o hai un mandato, oppure è sempre meglio tenersi lontano da queste cose. Bene precisarlo anche per chi ci ascolta, perché No, se uno lo fa dall'indirizzo IP di casa, chiaramente rischia grosso. Poi le usiamo molto questi strumenti, non so, c'è anche uno strumento che si usa molto che Maltengo, non so se sì. anche a livello di indagini con le procure, quando dobbiamo raccogliere informazioni e evidenze che vengono intrecciate con dei dati digitali che vengono presi dalle coppie forensi, perché ci aiuta molto. E l'altro, noi invece lo utilizziamo anche in fase di penetration test, cioè quando tu prendi un cliente e ti commissiona un test per capire quanto vulnerabile è la sua rete o quanto comunque è esposto a dei possibili attacchi. È chiaro che ricavando informazioni di questo tipo e andando a vedere se gli hanno registrato dei domini simili, se comunque hanno nel dark web degli account del loro dominio di posta che sono andati a finire e quindi comunque sono craccabili, è chiaro che gli dai un report più completo. E quindi esistono degli strumenti a pagamento che fanno questi test, sia per verificare la vulnerabilità delle applicazioni, ma anche per verificare quanto un'azienda è vulnerabile solo per l'aspetto della posta elettronica. Tenete presente, lo ricordiamo ancora, che la posta elettronica è il vettore maggiore d'ingresso, cioè oggi io dico l'80%, l'ho detto anche e l'avete visto, però secondo me il 95-94%, c'è cioè chi si spinge, i gruppi di ricerca, ricercatori dicono che il 95% degli attacchi informatici avviene per una mail che qualcuno ha cliccato. Questa mail contiene quelle cose che abbiamo visto la scorsa settimana e chiaramente quando ti hanno iniettato qualcosa dove riescono ad avere controllo della tua rete, puoi avere tutte le tecnologie che vuoi, ma se queste nella prima fase dell'attacco si mantengono trasparenti e sotto traccia, hanno fatto bingo. Assolutamente. Due cose prima di salutarci. La prima, ribadisco quello che diceva Stefano, se non erro, qui Stefano, correggimi se sbaglio, solo l'inserimento, quindi di username e password in un sistema informativo che non è il nostro, è reato, nel senso che è tentato Sì. 3 accesso al sistema informativo. anni di carcere. Esatto, quindi questo è bene chiarirlo. Codice penale. Per farlo ci vuole l'autorizzazione del cliente o comunque del titolare dell'accesso informatico con le varie malleve e quant'altro. Quindi è bene sapere che uno, anche facendo solo un tentativo per inserire un username e password, sta compiendo un reato se non ha il permesso e l'autorizzazione da È parte meglio evitare la curiosità, diciamo. dell'altro. Esatto, no, infatti questa è una premessa Perché la sicuramente. tentazione è forte, però insomma, tenete presente che questi strumenti di solito viene sempre messo un avviso di manleva dove si dice: guardate, ve li spieghiamo per far capire che possono essere utili per imparare a difendersi. Fai rullo umano, cioè le vulnerabilità umane sono quelle più sfruttate. Se ti impari ad attrezzare e capisci che esistono questi tipi di attacchi, probabilmente stiamo anche più attenti e siamo più sensibili. E poi dopo l'altra cosa, parlando di Maltego, che è uno strumento molto interessante per la collection, diciamo, dei dati e quindi vedere le relazioni dei dati che si trovano durante un'analisi
analisi forense, comunque un'analisi di security. Io tra l'altro avevo intervistato tempo fa, che avevo conosciuto Leonida Reitano, che è Ah sì, la conosco. abbastanza, diciamo, forte su Malpego a livello nazionale. Magari gli chiedo se un giorno vuole farci vedere qualcosa, perché può essere interessante, che vederlo all'opera per capire come si Mi utilizza. sembra che lui anche tratti il contenuto dei testi e utilizza assieme anche a un'altra collega, avevate fatto un seminario. Sarebbe interessante capire, interpretando come vengono scritte delle mail di phishing, interpretando il testo e lo scritto, vedere quali segnali o quale interpretazione della semantica andare a capire per vedere se sono generati da motori o da un umano e se sono quindi mail che erano direzionate a noi o se sono comunque delle fake o del phishing che cerca di attaccarci. Questa è una cosa che io ho già scritto un po' di cose, però mi piacerebbe anche confrontarmi con loro per riuscire a dare più strumenti a chi si deve difendere per interpretare meglio ciò che riceve. Guarda, la persona che ti riferisci credo che sia Cristina Sartori, se non ricordo Sì, male, che bravo, io proprio ho lei, che intervistato, lei è esperta proprio una di grafologo molto semantica. brava. Trovate una sua intervista sul mio podcast, Sarebbe bello e ascoltarla. magari gliene parlo, che volentieri, se vuole fare un intervento, così ci racconta un po' quello che vede lei da uno scritto, Sarebbe banalmente. bello prepararlo con Sì. qualcosa di specifico, perché lei quando parla di testi generici, non legati al phishing o a un attacco. Sarebbe bello riuscire magari a parlarci prima, Sì. riuscire a far vedere a chi ci ascolta degli esempi pratici dove si può interpretare da come è scritta una mail, come io dicevo, no, i campanelli di allarme, anche imparare dal testo. Io ho scritto già qualcosa di questo, però magari riusciamo a fare qualcosa anche di utile. Assolutamente, assolutamente. Va bene, insomma, spero che vi sia piaciuto il caffè di oggi. Sono i 33, quindi ci dobbiamo salutare. Io ringrazio tutti come al solito Grazie. e al prossimo mercoledì. Grazie a tutti. Grazie Marco, Ciao grazie ragazzi. Stefano. Ciao, Ciao. Ciao. Buona settimana a tutti. Ciao ragazzi. Altrettanto, ciao a tutti. Ciao.